Ciao a tutti, io sono Valentina e benvenuti all'Angolo del Focolare, dove condivido semplici idee per semplificare, organizzare e vivere consapevolmente. Oggi ho pensato di proporvi tre outfit creati sulla base di una semplice gonna nera. Ho pensato di creare questo outfit base perché è uno di quelli che utilizzo più spesso durante il periodo invernale sicuramente, ma anche durante il periodo estivo. Infatti questa è una gonna di cotone che posso utilizzare sia con le calze scure durante l'inverno, maglioncini e varie, che durante l'estate semplicemente portandola così. È quindi uno di quegli indumenti passepartout di cui vi ho parlato in un video poco tempo fa. A seconda della stagione mi piace creare diversi abbinamenti e in particolare negli outfit di oggi andrò a presentarvi non solo l'abbinamento pezzo di sopra e gonna, ma anche i gioielli. I gioielli di oggi infatti mi sono stati offerti da Ana Luisa, un brand americano che si occupa di gioielli sostenibili. Sostenibili nel senso che vengono creati da oro e comunque materiali riciclati. Per me è davvero importantissimo cercare, in particolare per questi gioielli un po' più preziosi, cercare di riutilizzare il più possibile. Infatti nel mio guardaroba ci sono tantissimi pezzi che magari sono stati di mia mamma, che portavo io anche quando ero piccola. Ci sono dei pezzi magari che mi sono stati donati da mia suocera, addirittura che erano di sua suocera, e quindi secondo me è bello davvero il cercare di riutilizzare questi pezzi, soprattutto perché non valgono poco. Ultimamente si tende a non comprare pezzi di gioielleria, si tende a comprare magari pezzi più economici, proprio perché l'oro, questi materiali costano tanto e si tende magari a prendere cose che valgono un po' meno. Io per prima ho utilizzato per tantissimi anni, adesso non li ho ma dopo ve li faccio vedere, degli orecchini di perle di bigiotteria, proprio di plastica praticamente, quando in realtà le perle secondo me sono uno dei gioielli più belli che possa indossare una donna. Ana Luisa quindi con questa tecnica del riutilizzo dei materiali si può permettere di vendere sì gioielleria e quindi non prodotti scadenti, però riuscire contemporaneamente a mantenere i prezzi bassi. Questo al giorno d'oggi è davvero una cosa importante. È utile sia per le nostre tasche che per il pianeta. E quindi io sto cercando di ridurre sempre il più possibile i pezzi finti, diciamo così, per cercare di selezionare pochi pezzi di vero valore, come la collana che mi ha regalato mio papà per la laurea. È una bellissima collana in perle. Quando magari non abbiamo certi pezzi, vogliamo comprare qualcosa, investire in piccoli pezzi di lunga durata, investire in brand che abbiano un'attenzione in più al riutilizzo dei materiali. Quindi davvero grazie Ana Luisa di aver sponsorizzato questo video. Con questa occasione Ana Luisa vi offre un 10% sui suoi prodotti, trovate tutte le informazioni in info box. Adesso iniziamo con la piccola sfilata di questi outfit, dove cerco di spiegarvi come li ho creati. Tra l'altro li ho creati con l'aiuto di Anna Venere, che ultimamente mi ha aiutato a creare un po' di outfit grazie a una bibbia con tutti gli outfit, con tutte le cose che mi stanno bene, mi ha spiegato quali sono le linee, i punti da mettere in luce, ed è stato davvero bellissimo avere tutte queste informazioni racchiuse in un unico posto. Quindi davvero grazie Anna, e adesso vediamo se sono riuscita a creare questi outfit secondo le tue dritte. Fammi sapere nei commenti se ho azzeccato. Adesso iniziamo da qua. Il primo outfit è composto da gonna, calze nere, scarpe nere e maglioncino. Il maglioncino è importante per me, che sono una figura pera, che sia a fantasia, che quindi cerchi di ampliare il pezzo di sopra che è sproporzionato rispetto alla parte di sotto, e non solo, anche questo bellissimo scollo ampio, non troppo ampio ma comunque dà un bel respiro alla parte superiore, amplia semplicemente visivamente la parte di sopra.
Sempre importante naturalmente cercare di mettere in luce il punto più stretto del mio corpo, che è quindi la vita, e poi la gonna va ad allargarsi al di sotto. Con questo outfit ho abbinato questi orecchini, sono appunto di Ana Luisa, e mi sono piaciuti molto proprio perché vanno a ricordare il maglioncino. Mi piace molto il colore, il fatto che siano delle verette, non so come le chiamiamo. Mi ricordano molto degli orecchini Monton che portavo quando ero piccola, tipo da prima comunione possiamo dire, e mi sembrano comunque molto molto eleganti. E quindi questo è il primo outfit. Secondo outfit, probabilmente qualcuno di voi dirà: è troppo signorina Rottelmeier. Probabilmente qualcuno di voi dirà: è troppo dark. E infatti questo outfit racchiude molto bene la mia anima dark. Io forse lo porterei più volentieri senza calze, perché non soffro particolarmente il freddo alle gambe, ma questo outfit rispecchia davvero benissimo la mia anima dark e bon ton contemporaneamente. Ultimamente sono molto in fissa con questo tipo di camicette e io penso che ad Anna piaccia molto il concetto alla base, perché ho scelto proprio questa camicetta per le maniche a sbuffo. Non so se avete visto Anna with an E, Anna con la A, è una serie dedicata ad Anna dai capelli rossi, e Anna dai capelli rossi ha sempre utilizzato, essendo ambientato verso fine 800, tutti questi vestiti un po' fine 800. E dite: ma già ti vesti anni 50, vuoi anche vestirti fino a 800? No, però mi è piaciuto molto il mood, mi ha ispirato tantissimo, e queste maniche servono proprio per ampliare le mie spalle un po' piccole, un po' ridotte. Secondo me mi sta molto bene proprio questa camicetta o lo stile di queste camicette. Ne ho già un altro paio, anche una rossa che mi piace tantissimo, l'avete vista in qualche foto qua e là, e mi piace proprio per il fatto che ampli un po' le spalle. Sempre segnato il punto vita, fatemi sapere se magari poteva essere segnato da una cintura colorata, perché effettivamente manca un po' di colore nonostante il mio super animo dark. Non avrei messo le calze nere e forse una cosa in vita, però non saprei di che colore metterla. Potrebbe starci bene qualsiasi cosa, però cosa vi immaginereste voi qui? Perché forse secondo me potrebbe star bene qualcosa di colorato, diciamo non calze nere. In realtà Anna consiglia in inverno di portare le calze nere, perché in particolare con le scarpe nere, anche se basse, vanno ad allungare il piede, la figura, quindi anche se non porto i tacchi, queste hanno 2 cm di tacco, sono proprio le scarpe che utilizzo quotidianamente, non sono per niente fashion, ma sono molto comode e molto calde, perché utilizzavo magari delle ballerine durante l'inverno, ma e quindi col fatto che siano calze nere e scarpe nere allungano comunque un po' la gamba. Fatemi sapere cosa ne pensate. E per cui questo è il mio outfit dark inverno. E con questo, tra l'altro, ho abbinato degli orecchini a forma di sole, sempre di Ana Luisa, e mi piacciono tantissimo proprio perché in questo outfit così dark almeno un po' di luminosità di sole viene portato da questi orecchini. Insieme ho messo anche questo anello con la pietra in quarzo rosa e mi piace tantissimo proprio perché è molto minimal, molto semplice e davvero carino. Bene, questo è il secondo outfit. E per finire, questo è il terzo outfit. Diciamo terzo outfit parzialmente perché adesso andrò a completarlo. Questo è un outfit che io penso di portare a primavera, infatti dopo ve lo faccio vedere anche senza calze. Diciamo che questo è l'outfit da video, dove io sono calorosa, sono in casa, il fatto di girare il video mi scalda e quindi sono in movimento, devo fare diverse cose, quindi sono in attività, non ho freddo. Ma se sono ferma al computer, l'outfit cambia, e adesso vi faccio vedere come cambia e come da un outfit parzialmente giusto si può andare in un outfit
parzialmente sbagliato. Allora, l'outfit è sempre la nostra gonna nera e è giusto perché è abbinata con una t-shirt a maniche lunghe, con un bello scollo, con un colore che mi dona, con un colore più chiaro nella parte di sopra che quindi comunque minimamente allarga, non ha le spalle a sbuffo, però comunque il colore chiaro va ad allargare. È segnato comunque sempre il punto vita, ma ho freddo e ho freddo, che cosa faccio? Metto un golfino. Io ho solamente golfini chiari e quindi metto quello che ho in casa. Dite vabbè, tanto sei in casa non importa. Sì, ma facciamo che volessi uscire, facciamo che comunque è un outfit che io poi voglio utilizzare. Ok, allora vedete come già così non è che sia proprio la sua. Andiamo a chiuderlo perché comunque è importante evidenziare il punto vita, quindi lo chiudo con una cintura. La cintura nel mio caso deve essere sottile, la forma proprio del cardigan è sbagliata proprio perché va a mettere in luce i fianchi, che avete visto che come in un attimo si sono allargati perché il cardigan è chiaro e quindi mi serve, vorrò investire quando sarà il momento, adesso siamo di trasloco, no? Eventualmente il prossimo inverno, in un cardigan nero, lungo, magari come la gonna o comunque come la gonna e comunque dello stesso colore della gonna. In questo modo non si creerebbe tutto questo contrasto. Bello il punto vita segnato, sicuramente le spalle non sono segnate, bello che qui creo una V che comunque allunga il mio pezzo di sopra, il mio busto, e va comunque ad ampliare minimamente le spalle e il torace, ma l'outfit sicuramente non è l'outfit corretto. Comunque, come l'ho abbinato con le perle, che sono i miei orecchini preferiti, finalmente, grazie ad Anna Luisa, ho degli orecchini di perle vere, e l'ho abbinato sempre con il mio anello in oro giallo e quarzo rosa. Vediamo quest'outfit senza le calze. Come potete vedere, subito l'outfit si alleggerisce molto. Sicuramente è importante anche per il periodo estivo, per me, utilizzare delle calze trasparenti o comunque senza calze, ma delle scarpe nude che così allunghino la gamba, in particolare anche le ballerine, col fatto che sono così, con lo scollo ampio, appunto vanno ad allungare il piede, cosa che avrebbe fatto diversamente magari una scarpa più accollata. E quindi questo è il mio outfit corretto per la primavera. Spero vi sia piaciuto vedere le mie idee per come abbinare la gonna, per come abbino una gonna nera, una semplice gonna nera. La gonna nera davvero è per me un passepartout tra tutte le stagioni, che davvero la porto tantissimo, con maglie più o meno colorate, più o meno fantasiose, però è davvero qualcosa che mi sento molto a mio agio a portare e mi piace tantissimo. Grazie ad Anna per il manuale dei tuoi vestiti, cioè dei miei vestiti, quello che mi dona le regole di come indossarlo, le linee, le proporzioni e così via. Ho trovato davvero tantissimi spunti per creare questi outfit e grazie ad Anna Luisa per aver sponsorizzato questo video. Vi ricordo il codice sconto che trovate in info box, che vi dà diritto al 10% di sconto su tutti i prodotti di Anna Luisa. Grazie ancora per aver visto questo video, io vi mando un bacio e alla prossima, ciao!